Leggiamo una fiaba. Aladdino, il genio della lampada. Tanto tempo fa, in una città della Persia, un anziano sarto chiamato Mustafa viveva con la moglie e il figlio Aladdino. Conducevano una vita modesta ed erano felici. Ma il sarto morì e Aladdino e sua madre divennero così poveri che non avevano nulla da mangiare. Un giorno, mentre Aladdino camminava per la strada, alla ricerca di un lavoro, gli si avvicinò un forestiero che gli disse: «Non sei tu il figlio di Mustafa, il sarto?» «Sì, sono io», rispose il ragazzo. «Ma mio padre è morto». «Che terribile disgrazia», disse il forestiero. «Ma sono felice di conoscere mio nipote. Devi sapere, infatti, che io sono il fratello di tuo padre. Porta queste monete a tua madre e dille che domani verrò a trovarvi». La madre di Aladdino rimase molto stupita nel sentire queste cose. Dato che non sapeva che suo marito avesse un fratello, comunque fu molto felice di vedere le monete d'oro e non sospettò più di nulla. Il giorno dopo, il forestiero andò a prendere Aladdino e gli chiese di accompagnarlo in campagna. Quando giunsero in un luogo appartato, gli disse: fa freddo, vero? Perché non prepari un falò?» Aladdino fece ciò che gli aveva chiesto il forestiero, senza sapere che in realtà non era suo zio, ma un mago. Allora l'impostore verso un liquido sul falò e sotto le fiamme apparve una botola. Quella botola aveva una maniglia. Il mago chiese ad Aladdino di tirarla e il ragazzo, ammutolito per lo stupore, obbedì. Rimuovendo la botola, apparve una scala. Il mago diede al ragazzo un anello e gli disse: «Questo ti proteggerà. Al termine della scala troverai una grotta e lì una lampada portamela». Aladdino scese timoroso per la scala buia e, come gli aveva detto il mago, trovò una vecchia lampada nella grotta. La prese in fretta e tornò verso l'uscita. Quando era quasi in cima, il mago gridò bruscamente: «Dammi quella lampada, se non vuoi che ti rinchiuda nella grotta». «Sì, ma prima lasciami uscire», rispose Aladdino spaventato. Nel sentire ciò, il mago si infuriò, chiuse la botola e se ne andò, trovandosi imprigionato e al buio. Aladdino strofinò la lampada tentando di accenderla. All'improvviso, proprio da quella lampada uscì un genio. Che cosa desideri? Chiese al genio. «Uscire da qui», rispose Aladdino, che non poteva credere a ciò che stava vedendo. Immediatamente si ritrovò in campagna. Il ragazzo
corse a casa e raccontò l'accaduto alla madre. Ma la donna non gli credette e disse: "Almeno possiamo vendere questa lampada e comprare qualcosa da mangiare. La pulirò un poco perché non sembri tanto vecchia." E non appena strofinò la lampada, apparve di nuovo il genio, che domandò che cosa desidessero. La madre chiese cibo, dato che erano affamati, e il genio riempì la tavola di piatti succulenti. Un bel giorno Aladino vide passare la figlia del sultano e subito se ne innamorò. Allora chiese al genio della lampada uno scrigno pieno di gioielli e poi disse a sua madre di condurlo al sultano per chiedere la mano della principessa. E così si recarono dal sultano, che rimase molto colpito da tutti quei gioielli. "Accetto con molto piacere il dono di tuo figlio", disse il sultano, "ma se ne vuole sposare la principessa, dovrà costruire un palazzo degno di lei in 10 giorni, un palazzo di marmo con colonne d'oro che sia unico nel mondo intero." Allora Aladino strofinò la lampada magica e riferì al genio la richiesta del sultano. Il genio si mise all'opera e poco dopo, al di là delle foreste reali, innalzò il più lussuoso dei palazzi meraviglioso il sultano concesse ad Aladino la mano di sua figlia. Dopo i grandi festeggiamenti per il matrimonio, Aladino e la principessa andarono ad abitare nel palazzo costruito dal genio e lì vivevano molto felici. Ma un brutto giorno passò vicino al palazzo un venditore ambulante che gridava: "Cambio lampade vecchie con lampade nuove." La principessa lo sentì e decise di sostituire la vecchia lampada di suo marito con un'altra nuova, dorata e brillante, ma quel venditore in realtà è un mago travestito. E non appena ebbe la lampada, ordinò al genio di trasportare il palazzo con dentro la principessa in un deserto dell'Africa. Quando venne a sapere ciò che era accaduto, Aladino, disperato, si torceva le mani per l'angoscia e all'improvviso, senza rendersene conto, sfregò l'anello che gli aveva dato il mago. Allora davanti a lui apparve un altro genio, balbettando per lo stupore. Aladino gli chiese di portarlo dalla sua sposa. Volando nel cielo, Aladino e il genio giunsero velocemente fino al palazzo che il mago aveva rubato alla principessa. Molto triste, era affacciata a una finestra. E vedendola Aladino, colmo di gioia, corse ad abbracciarla. Sentendo il rumore, il mago accorse subito, ma Aladino chiese al genio dell'anello di catturarlo e di portarlo molto lontano da lì. Poi Aladino e la principessa frugarono nelle stanze occupate dal mago fino a quando finalmente trovò la lampada magica.
Aladino strofinò la lampada e subito apparve il genio. Riportarci con il palazzo e tutto ciò che contiene nella nostra città, chiese Aladino. Il genio obbedì all'istante e da allora Aladino e la sua sposa vissero insieme molto felici. Fine.